Ciao a tutti e bentornati nuovamente sul nostro canale. Pronti per conoscere un'altra pianta? Una pianta questa volta davvero emblematica. Bene, allora partiamo da lontano come sono solito fare, effettivamente. Mi trovo a Camaiore. Ogni cittadina ha, secondo me, un monumento che maggiormente la rappresenta rispetto a tutti gli altri che può avere. Ebbene, Camaiore, che è una città antichissima, fondata direi dai romani, Campus Maior, Campo Maggiore, ecco perché oggi si chiama Camaiore, Campo Maggiore. Ma, a dir la verità, gli Etruschi, i Liguri Apuani erano già qui prima dell'arrivo dei romani. Dunque un luogo densamente abitato che ha una storia invidiabile, una storia lunghissima nei tempi. Ebbene, di monumenti ce ne sono parecchi, ma se davvero ne devo trovare uno che rappresenti Camaiore al mondo, ebbene, secondo me, e non solo secondo me, questi è la badia dedicata a San Pietro, un monumento davvero grande, bellissimo, austero come le chiese romaniche, un organo monumentale, tra l'altro in estate si tiene un bellissimo concerto organistico, insomma un luogo da visitare. Camaiore poi si trova sulla Francigena ed è una delle tappe citate da Sigeric, l'arcivescovo di Canterbury. Ora, questo grosso complesso ha all'interno un grande ostello che già era qui nei tempi medievali, dove venivano ricoverate le persone che passavano a piedi giusto appunto lungo la Francigena e che si trovavano ad attraversare l'Appennino tosco-emiliano e di più con difficoltà le Alpi Apuane. E qui ben facilmente avrebbero trovato da rifocillarsi, da dormire, accudire anche il cavallo se ne avessero avuto uno, curare le piaghe dei piedi, ogni sorta di malattia che già all'epoca si poteva curare. Vi era un grande orto dei semplici, una sorta di quadrante all'interno di un chiostro dove i buoni monaci, ecco, che accudivano delle piante togliendole dal selvatico per averle sempre a disposizione per la preparazione di farmaci. E poi arrivarono gli speziali, gli antichi farmacisti, che si specializzarono molto nell'utilizzo di piante già presenti negli erbari monacali. Ora, quale sarebbe stata tra le tante una pianta emblematica e quale sarebbe ancora oggi questa pianta che ben si associa alla storia che vi sto raccontando e dunque una storia monacale presente negli erbari, utilizzata dai monaci? E questo nome non vi sfugga, perché comunemente la pianta in questione si chiama proprio così, Pepe del Monaco. Ora, questo suo caratteristico nome è associato ai monaci proprio perché questi ne facevano un largo uso e adesso cercheremo di scoprire il perché. Una pianta davvero molto bella, insolita tra l'altro, ma molti di voi ne hanno sentito parlare perché in farmacia, in erboristeria, esistono prodotti a base di pepe del Monaco, ma in realtà, con la lingua della scienza, il pepe del Monaco è l'agnocasto, Vitex agnus castus, appartenente alla famiglia delle lamiacee, o più correttamente oggi direi delle verbenacee. La volete vedere? E soprattutto volete sentire le specifiche note di questa pianta davvero simbolica, così usata nel Medioevo? Vi accompagno a vedere l'agnocasto. Vitex agnus castus, un termine latino antico che si riferisce alla vite, lo comprendiamo per assonanza della parola, ma anche al salice, ovvero a tutti quegli arbusti vegetali provvisti di steli, di rami, flessibili, flessuosi, elastici, in grado di realizzare una serie di manufatti di intreccio che la civiltà contadina da sempre ha utilizzato per la realizzazione di cestini, di canestri, di gerle, di stuoie. E ora comprendo che se agnus castus vuol dire agnello casto, qui c'è un richiamo alla purezza, al candore, sì, quello del vello dell'agnello, ma che simbolicamente riguarda la vita spirituale. E allora il nome comune italiano della pianta Pepe del Monaco mi fa comprendere come questa pianta sia sempre stata utilizzata per allontanare certi ardori del corpo, desideri inappropriati all'interno di una comunità religiosa, e sempre hanno attinto a questa pianta per tenere sotto controllo appunto
questi desideri, queste velleità. Una pianta anafrodisiaca, pepe del Monaco. Però adesso dobbiamo incontrare le sue virtù medicinali che invece riguardano il mondo femminile. E allora, fecondità, fertilità. Una pianta che possiamo utilizzare benissimo ancora oggi, comprandola in una buona erboristeria oppure in una farmacia, dove esistono prodotti adatti, siccome la pianta contiene estrogeni, fitoestrogeni, sarà in grado di regolare il mestruo, renderlo meno doloroso e anche direi rintuzzare certe vampate di calore e sudarelle della menopausa. E chiaramente una pianta in grado di promuovere il flusso mestruale laddove manchi, nei casi di amenorrea. E allora, si tratta di una pianta davvero molto interessante da studiare. Vitex agnus castus, pepe del Monaco, una pianta oggi delle verbenacee, ieri delle lamiacee o labiate, un arbusto che può raggiungere tranquillamente i 3-4 metri, a volte anche un poco di più. Ornamentale, molto bella, bottinata dalle api ma raggiunta anche da una serie di altri imenotteri. Davvero uno spettacolo della natura che va conosciuta, va approfondita. Davvero un viaggio nel mondo antico, medievale, quei grandi o piccoli chiostri, quelle comunità che immaginiamo all'interno dei conventi, dei monasteri, che guardavano alle piante ritenendole virtù dello spirito. E lo sono davvero.